No, vabbè, dopo, buonasera a tutti, eh? Dopo la figuraccia di M che ha fatto la signora Luciana dicendo che a 80 anni lei si ritrova con le rughe perché è colpa delle medicine. Io veramente, YouTube fa male a certe persone, lo zingaro, ma io dico, lo sai quelli come te, come si chiamano dalle parti nostre? Buste gialle. Te sei una busta gialla. Lo sai, no? C'è una certa età, quindi dovresti sapere a che servono le buste gialle quando va in posta. Allora, lo zingaro scrive: Luciana, la dama nera ha pubblicato il tuo video. Hai solo da andare a vedere come ti sta deridendo. Ma evidentemente, secondo lei, è un gesto carino, di conseguenza sa che le cose dico, continui pure con le live. La signora Luciana risponde, lo zingaro, a che pro parla, eh? Comunque, il medico mi ha dato ragione. Ste medicine prese per il diabete hanno sta controindicazione, perché hanno proprietà di... Perdonate, ma io non ce la faccio a non ridere. Troppo forti nell'assorbire i liquidi e nel fare da potenti diuretici, quindi per la pelle sono piuttosto deleteri, screpolano e fanno invecchiare, oltre il naturale decadimento dovuto all'età. Chi non sa prima di ridere si informi. Comunque mi sono fatta due risate, anch'io a sentir ridere di gusto, felice di aver portato buon umore gratuito. Perdoni, eh? Ma lei già si è resa ridicola nella live, perché non si può sentire una donna di 80 anni che dice: ah, ma queste rughe sono dovute alle medicine che prendo, forse c'è qualcosa dentro che non va bene. E poi nel commento lei scrive che il medico le ha dato ragione. Ecco, abbiamo capito che la signora Luciana e sua figlia hanno lo stesso medico che le segue. Giusto, è il medico di famiglia, quindi hanno tutti lo stesso medico. Fanno invecchiare oltre il naturale decadimento dovuto all'età. Signora Luciana, lei ha 80 anni quasi. Ma che pretende? Poi se vogliamo dare la colpa alle pasticche, va bene, diamogliela. Ma oggettivamente lei ha quasi 80 anni. La figlia ha i riassorbimenti, la madre, già che c'ha quasi 80 anni, c'ha le rughe perché le pasticche fanno invecchiare la pelle oltre al naturale decadimento dovuto all'età. Quell'altro coglione, perché meglio non è, che manco l'ha sentita quel piccolo video che ho fatto, scrive: Nonna Luna ha pubblicato nel suo canale la tua live e di conseguenza lo trovo scorretto da parte della dama. Tutto qua. Ma quale live? Io ho pubblicato sul mio canale lo zingaro, la live della signora Luciana. Ho pubblicato un pezzettino. E lui continua, eh? Anche perché non ha sicuramente elargito complimenti alla sua persona. Anzi, mi ha descritto un ritratto assai diverso da lei, ma se la porta allegria che la deridano contenta lei, Luciana. Contenti tutti. Magari scrivono in tedesco, non scrive come si pronuncia, avresti fatto più bella figura. Aufhitersen, non è che lo scrive in tedesco che si scrive diversamente, no, lui lo scrive come si pronuncia, Aufhitersen, da, no, quello c'entra niente, è russo, cioè io l'ho derisa, ha deriso la sua persona e ne ha descritto un ritratto assai diverso di lei, cioè io ho descritto un ritratto assai diverso di quello che, cioè io non ho descritto, ho solo detto la minchiata, l'assurdità che è uscita dalla bocca della signora Luciana. Cioè, quasi 80 anni, non si può sentire una donna che si ritiene abbia studiato, a suo dire, ha preso anche la broccina, a detta della figlia,
dice che lei ha le rughe non dovute agli 80 anni, ma dovute alle medicine per diabete. E in più il medico gli ha dato pure ragione. Scusi, scusi, signora Luciana. Allora, con questa sorte, tocca pure a sua figlia. Perché le stesse pasticche le piglia la figlia. Quindi allora tra un po' gli zigomi che c'ha la figlia sono dovuti alle... No, vabbè. Namo, va. La signora Luciana risponde: indubbiamente, ma non riesco, non voglio prendermela, perché se qualcuno ride di me in questo modo è... Ne sono consapevole, ma non riesco a reagire se non con il ridere, anche io di fronte a sta ilarità, così malmostosamente divertita. Ma signora Luciana, divertita con cotanta irrefrenabile risata senza limite. Come cazzarola si fa a non ridere? Signora Luciana, lei, sua figlia e suo genero si rendono ridicoli nelle loro live, nei loro video, sparando perle di saggezza. Come può fare? Cioè, voi stessi fate ridere? Come si fa di una nonna di 80 anni che c'ha le rughe a causa delle pillole di diabete e il dottore gli ha dato pure ragione? Ma è da denuncia sto dottore! Ma che c'avete il dottore di Pinocchio? Non lo so! Poi lo zingaro! Ma guardi che basta un copyright per rendere felice mezza YouTube! Ecco, appunto! No, ce ne vogliono tre, lo zingaro, hai toppato un'altra volta. Per rendere felice mezza YouTube, le pare. Ce vogliono tre strike, non uno. Poi casomai ci vorrebbero al canale di Sofia, signora mia, perché insomma... No. Cioè, no, vabbè. Cioè, no, io a sto punto pensavo... No, arrivati a sto punto, no, Maria, io esco. Continua, vabbè, andiamo avanti con i commenti sotto perché vabbè, qui vedete Milena Lunatica che gli scrive le facce meravigliate, poi le scimmiette non sentono vedono, parlo e poi una cacchina. Sotto ci sono quattro risposte. La signora Luciana: non dar via del tuo, cara, troppo generosa. Allora, tra lei, il genero e la figlia, se tu li senti, noi diamo via del nostro. Peccato però che le perle di saggezza le fa uscire dalla bocca della signora Luciana e dalla bocca del genero. Tipo, io ho preso l'Ambrogino d'oro in testa. Quell'altro, le olive ascolane nascono sugli alberi. Per andare in America si fa prima col treno. In Sicilia c'è la strada alternativa. Chi ci vuole a pilotare un aereo? Basta fa, te fanno fare piccolo test, sai atterrare, sai decollare, a posto. Poi fa l'autista a lui da piccolo. Gli facevano le punture sul glutine. Andiamo avanti, signor Milena Lunatica risponde: allora, non le piace la verità come la figlia? E beh, d'altronde il rapo di pazzia è quello, eh. Non si scappa, Milena Lunatica. Abbiamo avuto la conferma in questa live, voglio dire. La signora Luciana risponde: io alludo alla tua scelta di mettere emotion così disgustose. Roba tua cara, tienetela stretta. Che forza che hai, neghi pure l'evidenza della tua non educazione. Oh, signora Luciana, lei ha negato l'evidenza. Vedi che danno via del loro, parlano di loro stessi in terza persona. I famosi audio, signora Luciana, i famosi audio che sono usciti in due stagioni, perché qua c'hanno le telenovela personalizzate, la signora Luciana e la figlia e il genero. Per quanto riguarda la signora Luciana, ha fatto due stagioni, la prima stagione con la prima uscita degli audio, la seconda stagione scandalo con il fatto dei minorenni. Lei ha negato l'evidenza, come la nega sempre sua figlia. Quindi quando dite date via del vostro agli altri, siete voi stessi che date via il vostro, e su YouTube le prove ce ne sono tante. Dani che fa il cuoricino alla signora Luciana, qui la signora Luciana si trova. Dani carissima, ecco tutta la figlia. Abbiamo scoperto il ramo della pazzia viene dalla parte della mamma, no? Come si fa? Ecco, vedete, Chiara e Davide danno addosso, siamo cessi, siamo senza cervello, al posto del cervello abbiamo la sabbia, eccetera, eccetera. Se
quando non gli andiamo a favore, siamo i peggio di YouTube. Ma io dico no, qui Dani, la signora Luciana gli fa il cuoricino, la signora Luciana qua non scrive lei dà via del suo con queste emotion disgustose, no, Dani carissima. Ma poi io dico no, a me che mi è venita a scrivere nei commenti, ah, molla la signora Luciana perché tu non sai di che cosa sono capace io. Oh, ma che vuoi? Fammi capire. Sì, allora, io non è che vado a toccare il privato della signora Luciana. Oh, l'avevo sentita tutti, la live ancora live, perché te la faccio sentire un pezzettino? Aspetta, se ci riesco. No, abbiate pazienza, eh. Che minacciate? È la signora Luciana che dice, parla, habla. Cioè, voglio dire, ascoltatela, eh. Beh. Sì, io comincio comunque a vedere queste rughe che vi stanno inoltrando sul viso, sono dovute al. Queste rughe che si stanno inoltrando sul viso, lo zingaro è l'altro che mi ha scritto quel commento. Ma io dico, noi neghiamo l'evidenza. Lo zingaro, dove l'avrei derisa io? No, mostrandola per qui. È lei che parla qua, eh. Lo zingaro pure te non stai messo bene, voglio dire. Le calcola una signora di 80 anni. Fammi capire. Purtroppo lo zingaro io esisto. Fatene una ragione. Andiamo avanti. Le medicine che prendo e. Ecco, sono le medicine che prendo. È la signora Luciana che parla in questa live? O me lo sono inventato? No, è le medicine che prendo. Allora, come si fanno? Io stamattina ho riso 2 ore da sola come una deficiente nella sala. Come? 80 anni! Le rughe che c'ha sul viso, la pelle cadente dovuta all'età, sono le pasticche. Sotto al commento, lei, aspetta un attimo, eh. E difatti dovrò discutere col medico. Ecco, difatti devo discutere col medico perché la colpa è del medico. Oh, non è dell'età sua, è del medico. Colpa è sempre dell'altro. Oh, mai le loro. Ecco, dovrò discutere, neanche parlare. Discutere, vado nello studio medico e me lo magno. No, perché non si possono dare pasticche. Quindi la stessa fine farà anche Chiara D'Alessandro. Io ti consiglio Peppa Pig che cambia pasticche. Perché se a tua madre che c'ha 40-50 anni gli hanno fatto questo effetto, tu che ce n'hai 46, 46 fra un annetto ne dimostri 90. No, non mi aspetto che i zigomi che c'ha Peppa Pig non sono dovuti all'obesità, no, sono dovuti alle pasticche che prende. Però la colpa è del dottore. Perché gli ha dato quelle pasticche alla madre che è diabetica, lei se le prese per dimagrire e l'hanno fatta invecchiare. Già sembra che c'ha 60 anni così. Prende pure le pasticche del diabete che prende la madre. Tra un anno sembra che ce l'hanno fatta. No, vabbè, se è la colpa delle pasticche dovrà invecchiare pure suo figlio. Andiamo avanti. E queste medicine mi fanno proprio propriamente bene. Vediamo, forse sono, Cioè, no. hanno qualcosa di troppo. Jerry Scotte. Forse hanno qualcosa a dire. Ma non è che ripeto, non è che sei sbagliata con le medicine del suo genere. No, vabbè, regà, abbiate pazienza. È lei o non è lei che ha detto queste cose? Non si può sentire questa che. Poi sotto si ridicolizza ancora di più. Non basta che dice che lei a 80 anni ha le rughe perché la colpa è delle medicine e dovrà andare a discutere col medico. No! In più, rispondendo allo zingaro, l'altro deficiente che meglio non si può definire, dice: il medico comunque, il medico mi ha dato ragione. Queste medicine prese per il diabete hanno sta controindicazione. Qualcuno che prende le stesse medicine per il diabete della signora Luciana ha notato questo effetto collaterale? Oh no! Perché lei dice che queste pasticche che prende per il diabete, a quanto pare quelle le stesse che prende la figlia, la metformina, come si chiama, ecco, ha questo effetto collaterale, no? Perché hanno proprietà di essere troppo forti nell'assorbire liquidi e nel fare da potenti diuretici, quindi per la pelle sono piuttosto deleteri, screpolano e fanno invecchiare oltre il naturale decadimento dovuto all'età.
Chi non sa, prima di ridere si informi. Oh, ma allora le togliessero dal commercio se queste pasticche. No, io fatemi sapere qua sotto chi prende le pasticche che prende per il diabete, la signora Luciana, se hanno questi effetti collaterali. Cioè, lei due volte, allo zingaro, perdonami. Voi state negando l'evidenza, perché per due volte si è ridicolizzata la signora. Quando io dico che la mela non cade mai lontano dall'albero, ecco, il DNA è quello, regà. Cioè, voglio dire, questa ha 80 anni, ha le rughe dovute all'età, e se la prende con le pasticche per il diabete, in più scrive, oltre che l'ha detto nella live, scrive rispondendo a quest'altro. Che porello, il Covid non ha colpito i polmoni, ma ha colpito il cervello. Voglio dire, gli dice che il medico gli ha dato. Io quanto vorrei conoscere questo medico, poro cristiano. Guarda, veramente a commatte con sti matti. Cioè, no, cioè, ma il medico lo sa che. No. In più dice il medico gli ha dato ragione perché queste pasticche fanno invecchiare. Io mi soffermerei su sta frase, invecchiare oltre il naturale decadimento dovuto all'età, 80 anni. 80 anni. Perché lei no, cioè, a dire della signora Luciana, queste pasticche gli fanno, sembra che lei ha 80 anni, ma non ce l'ha, lei ce n'ha 46, 50, c'ha l'età mia, 57, ma a causa di queste pasticche la signora Luciana sembra che ce n'ha quasi 80. Questo è il discorso. Cioè lei dà la colpa di avere quasi 80 anni, la colpa è delle pasticche, non del suo anno di nascita, ma delle pasticche che prende per il diabete. Quindi lei c'ha 57 anni, 60, ti è. Ma allora la figlia che ce n'ha 46 là, a marzo ce l'ha 90? Poi pure lei dà la colpa, cioè no, come cacchio la fai a non ridere? Vabbè, io ho voluto un attimino chiarire, cioè no, veramente, quest'altro. Ma guarda, guarda che basta un copyright per rendere felice mezza YouTube, eh? Allo zingaro, io se fossi in te mi preoccuperei più per te stesso, non per il fatto che se tu mi mandi lo strike, basta un copyright. Uno, ce ne vanno tre dei strike, dei copyright, tre. Cioè, vedete, poi vanno, fanno i galletti, fanno uno strike. Quando la signora Luciana dice basta informarsi, allo zingaro, stai dentro a YouTube e non sai manco come funziona. Ma abbi pazienza, continua così, lo zingaro. Non, guarda, io non te calcolo neanche, però mi fate ridere, sinceramente. Mi fate ridere. Bene, detto questo, raga, io vi devo lasciare, vi auguro, con l'occasione, vi auguro buona cena. Oh Ryan, stai comodo. Io, Calogero è andato a lavorare, io sono andato con lui, sono sempre qua con i miei gatti, ormai li ho trasferiti direttamente dal gabbiotto, fanno compagnia agli altri colleghi di Calogero, poi quando arriviamo noi li famo mangiare, insomma, tanto poi ho redato il gabbiotto con gli mobili uguali di casa nostra, tanto poi li devo cambiare, quindi li ho trasferiti direttamente lì, quindi i gatti si sentono a casa, ecco, sì. E tutte le sere andiamo su io insieme a Calogero e gli faccio la papa, gli metto l'acqua, li coccolo, insomma, porelli, sì. Beh, detto questo, regà. No, io ogni tanto ce li penso, signora Luciana, perché invece danno a discutere col medico che gli ha dato pure ragione, non va a discutere con uno psichiatra, uno psicologo, tutti quanti, tutti e tre, e soprattutto tenete ognuno le vostre medicine chiuse, chiave nel vostro cassetto, perché poi vedete che succede. Le scambia con quelle del genere, ecco, del genere, ecco quello che succede. Vabbè. Quindi se lei ha preso quelle del genere, il genere ha preso quelle della suocera. Quindi se le pasticche della suocera per il diabete invecchiano, allora a novembre, che mo lui fa l'anni, non ce l'ha 43 quanti ce l'ha, ma ce l'ha 50. Poi a marzo è il compleanno della figlia, quindi non ce l'ha 47, ma ce l'ha 90, perché queste pasticche. Vabbè, lasciamo perdere, raga. Buona cena, buona serata, buon tutto, mi raccomando, fate i bravi. I bravi.